Non so, ah, ecco, prego Peppe. Sì, anche perché io mi limito a pochissime parole, anche se voglio dire qualcosa di più che un semplice saluto di cortesia, che ovviamente è oltre che doveroso anche sentito, ma il ringraziamento è particolare perché, come è noto, noi iniziamo con questo seminario una riflessione con modalità anche insomma, particolari su un tema che riteniamo essere fondamentale, quello appunto del rapporto fra la storia e la memoria. E un ringraziamento particolare va naturalmente all'autrice del volume che stasera è al centro di questo seminario. D'altra parte, in poco più, insomma, quant'è, un anno e mezzo che è uscito il libro, credo che abbia costituito questa pubblicazione è un punto di riferimento nel dibattito pubblico e quindi questo aumenta ancora l'interesse e ha naturalmente sollecitato l'attenzione anche da parte dell'Istituto. Abbiamo selezionato, e li ringrazio molto, le persone che parteciperanno al dibattito, la Marta Baiardi, la Orsetti Innocenti e il professor Paul Körner, come autorevoli discussant, insieme a Riccardo Saccenti, che è stato un po' il nostro interlocutore con la Pisanti. E quindi, ringraziandovi, io tolgo il disturbo e mi appresto ad ascoltarvi. Grazie. Grazie. Riccardo, a te. Bene. Buon pomeriggio. Dunque, buon pomeriggio a tutti e quindi benvenuti a questo primo seminario di lavoro di questo percorso sul rapporto fra storia e memoria che l'Istituto ha organizzato. Anch'io mi limito a fare veramente una brevissima presentazione, soprattutto a beneficio di chi partecipa a questa discussione del libro di Valentina Pisanti, ma ruberò veramente pochissimi minuti perché poi lasceremo la parola ai nostri tre interlocutori, a Valentina per la discussione. Quello che appunto è oggetto delle riflessioni e delle discussioni di questo pomeriggio è il lavoro che Valentina Pisanti ha dedicato alla memoria della Shoah. Il volume I Guardiani della Memoria e Il ritorno delle destre xenofobe, pubblicato da Bompiani nel 2019. Valentina Pisanti insegna semiologia all'Università degli Studi di Bergamo, una collega, quindi mi fa anche molto piacere presiedere a questo dibattito. E appunto sul tema della memoria della Shoah ha lavorato negli ultimi anni e in questo volume ha in qualche modo condensato una serie di riflessioni che mettono a tema una serie di nodi problematici legati alla memoria della Shoah, all'uso della memoria della Shoah e a come questo si è intrecciato alla storia della Shoah, cioè al fare storia, all'atto storiografico dello scrivere la storia, al lavoro dello storico. Sulla Shoah. In particolare ci sono due, diciamo così, elementi che emergono e che forse saranno un po' i due fuochi attorno a cui la discussione di questo pomeriggio ruoterà, che vengono in qualche modo sottolineati dal lavoro di Valentina, e cioè da un lato come il costruirsi e l'evolversi della memoria della Shoah ha condizionato, modellato la funzione pubblica della memoria, soprattutto nello spazio europeo. Dall'altro lato, un piano di riflessione che invece riguarda più aspetti di epistemologia storica, cioè come appunto la memoria della Shoah, intrecciandosi con il mestiere dello storico, ha in qualche modo condizionato o ha impattato sulle modalità con cui si fa storia e quindi sulla disciplina storica vera e propria. Ecco,
su queste due linee si articolerà la discussione di questa sera. Sarà appunto una modalità seminariale, quindi i nostri tre discussant, appunto Marta Baiardi, che è una studiosa della Shoah, Orsetta Innocenti, che invece si è occupata di letteratura e resistenza, e Paul Körner, che come noto a tutti si è occupato di fascismo e totalitarismo, si alterneranno in una serie di riflessioni e domande poste alla professoressa Pisanti, che risponderà. L'idea è quella di due giri di tavolo nei quali Valentina può interloquire con le riflessioni e le domande poste dai nostri tre discussant. Quindi io lascio molto volentieri la parola al primo dei nostri discussant, che può intervenire e porre la sua riflessione e iniziare il dialogo con Pisanti. Comincio io. Prego, Marta. Bene, buongiorno a tutti e a tutte. Grazie agli organizzatori, grazie a Valentina Pisanti che è qui con noi e a tutti voi che ci seguite come possiamo in questo periodo dalle nostre case. Allora, io comincerò dal titolo, un titolo molto efficace, I guardiani della memoria, ed è un titolo che si colloca in polemica con chi rivendica di parlare a nome delle vittime della Shoah e con chi costruisce, cito dal libro, attorno alla memoria di un grande trauma, una barriera difensiva che tenga fuori gli usurpatori e i guastatori. Viene evocata un'espressione, c'è un paragrafo apposta in cui l'autrice discute del titolo, viene evocata un'espressione usata da Alain Finkielkraut nel 92, che si definì, in quanto ebreo, guardiano dei morti, a sostegno della causa croata contro i serbi, nella ingarbugliata guerra terribile della Jugoslavia dei primi anni 90. Il titolo di questo libro rovescia il senso positivo originario dell'espressione, la ritrova e la descrive negli scivolamenti nostrani, per cui diventano i guardiani della memoria di volta in volta gli organizzatori dei viaggi ai lager nazisti del sindacato pensionati della CGIL, i protagonisti di un programma di Rai Scuola che fa uno speciale sugli stessi viaggi prodotto nel 2018 in collaborazione col Ministero dell'Istruzione, e così via. Al di là della vena polemica del titolo, questo libro, chi l'ha letto lo sa bene, è tutt'altro che un pamphlet. Al contrario, I guardiani della memoria, che va subito riconnesso al suo sottotitolo e il ritorno delle destre xenofobe, è uno studio serio, documentato, complesso, scritto ed un merito, secondo me, in una lingua tagliente quanto appassionata. Il saggio sviluppa una complessa risposta a partire da una questione apparentemente semplice: cosa è andato storto? Che l'autrice nell'incipit articola così. Due fatti sono sotto gli occhi di tutti. Negli ultimi 20 anni la Shoah è stata oggetto di capillari attività commemorative in tutto il mondo occidentale. Due, negli stessi ultimi 20 anni il razzismo e l'intolleranza sono aumentati a dismisura proprio nei paesi in cui le politiche della memoria sono state implementate con maggior vigore. La destra, e qui fa fede l'opinione di Francesco Borgonovo, che è il giovane autorevole vice direttore della Verità, quotidiano diretto da Belpietro, contraddicendo tutti i dati statistici e ogni nostra personale esperienza quotidiana, sostiene che né razzismo né antisemitismo siano in aumento. Ma per chi invece non neghi queste insorgenze, soprattutto tra i giovani, i due fatti che Pisanti indica, l'implementazione di politiche memoriali e le manifestazioni crescenti di xenofobia, non possono che reclamare una nostra acuta attenzione. Invece, a mio parere, il libro di attenzione non ne ha avuta a sufficienza, soprattutto laddove le politiche memoriali fervono, cioè nelle scuole, nel Ministero della Pubblica Istruzione, nell'USR, una volta si chiamava il Provveditorato, e nelle associazioni memoriali, tra cui ci metto anche l'ANED. Ci sono state certo ottime recensioni degli intellettuali di punta, molto interesse in certi ambiti, anche nel nostro, della Rete Parri. La Valentina Pisanti ha tenuto la relazione iniziale al nostro convegno ad Assisi nel 2019, che aveva proprio il titolo «Cosa è andato storto?». Tuttavia, a mio parere, una vera riflessione nello spazio pubblico che coinvolga gli agenti di queste politiche, forse anche a causa del Covid naturalmente, ancora non c'è stata. Speriamo di, come dire, anche noi di contribuire a farla crescere.
Allora, il libro è ardito, radicale e ha il merito di raccogliere, sintetizzare e riformulare le voci critiche sull'uso pubblico della memoria che si erano già levate nel campo, per esempio, degli studi di degli storici fin dalla metà degli anni 90. Penso a Charles Mayer, a Todorov, alla Vivi Orcà, a De Luna, allo stesso convegno sulla Pop Shoah che è stato pubblicato nel 2016, ma anche altri studiosi di altri ambiti, la Patrizia Violi, Daniele Giglioli, l'italianista, con la sua critica della vittima. Ecco, proprio ora, in questi giorni nostri, in questi nostri anni 2000, è in corso un'altrettanta florida discussione su questi temi della memoria. Adriano Prosperi, Filippo Focardi, Gabriella Gribaudi, sono tutti storici che in questo momento si sono impegnati su questi temi. Sarfatti, con la lotta alle fake news, Pivato, Cavaglion. Ecco, c'è forse adesso un fronte di cui questo libro è stato coevo, forse anche un po' maieuta e precursore. Allora, vengo al quesito, volevo inquadrare un po' questa questione per chi non l'avesse letto. Ecco, l'ascesa di Auschwitz nell'immaginario collettivo, non solo italiana naturalmente, costituisce una tendenza transnazionale, frutto di una progressiva istituzionalizzazione della memoria, ha una sua data periodizzante nel gennaio del 2020, con la dichiarazione del Forum internazionale sull'Olocausto tenuto a Stoccolma, dove 46 paesi elessero, cito dalla dichiarazione, il genocidio a pietra angolare della coscienza contemporanea. L'impegno fu ratificato 5 anni dopo, il 1 novembre del 2005, con una risoluzione dell'ONU in cui veniva condannato il negazionismo, veniva scelto il 27 gennaio come giornata internazionale della memoria delle vittime e contestualmente si raccomandava agli stati membri di attuare programmi educativi che attraverso la lezione tratta dal genocidio antiebraico potessero prevenirne altri in futuro. Questo orizzonte ideologico viene così indicato nella risoluzione dell'ONU: inculcare le lezioni dell'Olocausto alle generazioni future in modo da prevenire futuri atti di genocidio. Ecco, qui mostra questa risoluzione, questo il libro lo dice con grande chiarezza, una indefettibile fiducia nell'Historia Magistra Vitae, che si traduce in una pedagogia ingenua, affezionata all'idea che una conoscenza diffusa dell'Olocausto di per sé funga da antidoto contro le vecchie e le nuove forme di razzismo. Antidoto, vaccino, sono tutti termini che ricorrono in questo ambito. La risposta di Pisanti è radicale, le capillari attività commemorative degli ultimi 20 anni che dovrebbero fungere da rimedio sono state inefficaci e l'analisi in particolare si concentra sull'equazione semplicistica per non dimenticare mai più. E qui vengo alla formulazione vera e propria della questione. Mi piacerebbe molto sentire approfondimenti e pareri dell'autrice in merito alle ragioni dell'origine e della caduta e del fallimento di queste politiche memoriali transnazionali che lei chiama top down, cioè calate programmaticamente dall'alto, che sono precise e prescrittive e che si sono rivelate, secondo questo libro, così poco efficaci. Spero di essere stata nei tempi che avevamo concordato più o meno. Grazie. Quindi Valentina, prego, se vuoi. È davvero di questa introduzione molto bella, grazie Marta, e della domanda che arriva al cuore subito della questione, perché il problema di queste politiche della memoria sta proprio nella loro natura prescrittiva top-down, cioè il fatto che quando noi oggi parliamo della memoria europea, siamo talmente immersi, della Shoah naturalmente, siamo talmente immersi in questa cultura della memoria che magari ci scordiamo che si tratta di un fatto abbastanza recente, relativamente recente, l'idea di porre questa memoria del genocidio come pietra angolare della coscienza europea, perché è questo processo di europeizzazione della memoria, cioè diverso dalle memorie nazionali, ciascuna delle quali faceva più o meno i conti con la propria implicazione, i propri trascorsi, riferimento alle deportazioni, allo sterminio, ma l'idea di avere una memoria comune europea dell'Olocausto, della Shoah, risale agli anni 90, cioè risale a quel periodo successivo al crollo del muro di Berlino, man mano che i vari paesi dell'ex blocco sovietico facevano domanda
per entrare in Europa, in quanto volevano entrare o stavano entrando nella sfera di influenza della NATO, insomma questi processi storici vanno di pari passo, ecco, è quel punto che si fa largo quel processo, progetto calato dall'alto, istituzionale calato dall'alto, di una memoria definita cosmopolita dai suoi artefici della Shoah, cioè di una memoria che doveva essere deterritorializzata, sganciata quindi dalle singole storie nazionali, sufficientemente quindi astratta da poter riunire le varie memorie nazionali e locali in un'unica narrazione abbastanza schematica e generale da essere estremamente inclusiva, quindi uno schema narrativo svuotato di contenuti storici troppo specifici a misura di vittima, perché a quel punto che dice il discorso di Giglioli, a quel punto che viene davvero a galla la questione della centralità della vittima nell'immaginario politico e commemorativo, in cui chiunque si potesse identificare. Doveva essere una memoria adattabile dunque ad una varietà di contesti nazionali diversi, e poi una memoria che si doveva poter estendere ad altre memorie traumatiche, non solo la Shoah, a cominciare da quelle dell'oppressione sovietica, naturalmente ancora molto fresche nei ricordi vivi dei cittadini est europei. Ecco, quella memoria doveva riempire il vuoto ideologico che, come si dice, era stato lasciato dalla crisi delle grandi utopie rivoluzionarie del Novecento, e questa idea che la memoria delle vittime sopravvissute, perché poi su questo vorrei tornare, non solo le vittime, ma i sopravvissuti, ai regimi totalitari genericamente intesi, si aggiudica quindi il ruolo di narrazione egemone, compatibile, vorrei aggiungere, con il compromesso tra le politiche economiche liberiste e la tutela dei diritti civili che in quel periodo, in quegli anni 90, veniva prefigurato dai teorici della cosiddetta terza via. C'è una congiuntura anche di questo tipo. Ecco, quindi l'idea era di poter costruire questa memoria che doveva essere, oltre, al di là della promessa mai più discriminazioni, razzismi, xenofobie, intolleranze varie, ma doveva anche essere funzionale alla consacrazione di un'identità europea trainata dagli Stati Uniti, culturalmente e politicamente trainata dagli Stati Uniti, fondato appunto su questa solenne promessa del mai più, che a partire da quegli anni 90 diventa un po' lo slogan, il totem delle democrazie liberali. E l'idea sottostante era che, per tragica che sia la memoria delle violenze novecentesche, perché a quel punto la memoria diventa la memoria dei totalitarismi in genere, celebra per contrasto, no, il trionfo del liberalismo, delle democrazie liberali. Ora, il problema comincia subito a farsi avvertire non appena questo progetto viene applicato concretamente, per esempio nel caso dei paesi dell'ex blocco sovietico, perché a questi paesi che fanno domanda per entrare in Europa viene chiesto di svolgere un lavoro commemorativo molto condensato in senso cronologico temporale, perché dovevano contemporaneamente sviluppare in tempi brevissimi la propria memoria specifica nazionale dell'Olocausto, che, come sappiamo, spesso è molto difficile per questi paesi da innestare sulla narrazione nazionale, tenuto conto, no, delle censure, delle rimozioni che avevano nei decenni precedenti steso un velo pietoso sui trascorsi, sugli episodi di antisemitismo autoctono e di collaborazionismo in molti casi. E poi simultaneamente questi stessi paesi, quindi sto parlando della Polonia, Ucraina e tutti quanti, devono anche aderire ai formati della memoria europea per come erano stati stabiliti, appunto, come dicevo, filtrati attraverso i prodotti dell'industria culturale americana, e quindi molto schematizzati attorno a questi ruoli narrativi nettamente delineati: vittime, carnefici, bystander, che sarebbero simultaneamente gli spettatori e collaborazionisti da una parte, e i giusti dall'altra. Quattro ruoli che vengono continuamente
reiterati per mettere in forma questa materia storica. Ora, il problema è evidente fin da subito, perché per questi paesi si trattava di celebrare la memoria di quello sterminio e simultaneamente rielaborare la propria, le proprie memorie nazionali. E come farlo? Per esempio, come rappresentare la malvagità dei nazisti e dei collaborazionisti come da diciamo, disposizioni calate dall'alto e contemporaneamente non fare i conti con quanto era accaduto in quegli stessi luoghi e, insomma, e inoltre come rappresentare se stessi come vittime dei crimini nazisti, perché c'è anche questo fenomeno da prendere in considerazione, che lo schema vuoto della memoria, lo schema svuotato di contenuti storici della memoria a misura di vittima viene appropriato sistematicamente da ciascun gruppo che ne fa uso, che lo ingloba nella propria narrazione. Ciascuno si rappresenta nel ruolo di vittima. E per questi paesi si trattava di fare i conti col problema di rappresentarsi come vittime dei crimini nazisti e sovietici da una parte, e al contempo però riconoscere il primato della sofferenza ebraica sulla propria, ma anche ammettere di avere contribuito a quella, in qualche misura, a quella sofferenza. E quindi fin da subito si capisce, anzi nel giro di qualche anno si capisce, che lungi dal produrre questa comunità europea coesa attorno alla memoria delle violenze naziste e sovietiche, si assiste ad una moltiplicazione, ad una proliferazione di memorie locali, spesso anche conflittuali tra loro, in cui sì, si mantiene la forma vuota della opposizione vittime versus carnefici, ma poi il ruolo di vittima viene impersonato a turno da ciascuna comunità nazionale, che reinterpreta la storia secondo... Non potevo congelato da mandarmi. Ecco, riportandosi sui binari soliti dell'autoassoluzione, dell'autocelebrazione nazionalista. Ecco, io non so se ho risposto, Marta, alla tua domanda, però mi sembra di poter inquadrare in questo modo l'inizio di questo processo di cui stiamo parlando. Grazie. Grazie Valentina. Allora passo la parola a Orsetta, la seconda interlocutrice. Prego. Buonasera a tutti intanto di nuovo, e grazie per questa discussione, per questo seminario per il quale mi unisco appunto alle osservazioni già fatte sulla sua necessità proprio per questo tema caldo. E appunto io in questo senso un po' siamo stati molto contenti anche nella piccola comunità di insegnanti, e anche che appunto cercano di mantenere una certa vivacità, un certo legame con il dibattito contemporaneo, perché era un po' il taglio, ma Matteo Mazzoni lo sa perché era stato coinvolto sia nell'anno del treno della memoria, sia poi nell'anno del percorso per il confine adriatico, un taglio che avevamo cercato di dare anche in parte alla formazione del gruppo di tutti gli studenti interprovinciali pisani che avevano partecipato. E in questo io mi collego proprio, diciamo, attraverso questa prima riflessione. Si parlava appunto in qualche modo emerge, ne finiva proprio l'osservazione di Pisanti, sulla discrasia, diciamo così, tra questo slancio che transnazionale che aveva che era stato il paradigma presupposto per appunto unificare le memorie d'Europa nel nome della memoria che doveva essere appunto collettiva e condivisa, e quanto invece poi questo porta paradossalmente, ma forse non troppo, come ci stava spiegando, come si stava riflettendo, di invece un consolidamento di piccole patrie e di ruoli che si posizionano rispetto a un format. E
Da questo punto di vista, proseguendo un po' in questa riflessione, diciamo attraverso una spirale che va avanti per riflessioni successive, in qualche modo questo va poi a coinvolgere, diciamo, da un punto di vista delle comunità appunto locali, quindi delle singole nazioni, anche quello che poi diventa, si rifletteva un po', il ruolo del testimone e del post-testimone, di cui parla appunto a lungo anche il libro in alcuni paragrafi e in alcuni capitoli specifici, quindi con un'idea nuova, diciamo, di testimone come qualcuno che porta direttamente, come dire, una sorta di momento della storia precedente, come se fosse ibernato nell'ambra, no? Che si libera. E questo elemento, anche da un punto di vista, tornando proprio all'idea delle politiche top-down educative e quindi delle politiche educative, perché penso proprio la maggioranza di queste leggi, e qui poi vado nello specifico sul caso della nostra nazione, quindi dell'Italia, hanno poi una natura prescrittiva anche nella parte educativa, quindi nella scuola. Quindi prescrivono un intervento massiccio e una costruzione molto forte di questa giornata come giornata rilevante nel calendario civile. E questo, la riflessione che facevo è questo: mi pare che questo abbia un po' facilitato in Italia un processo che in quegli stessi anni, e penso in particolare al 96 come anno, ma in realtà si potrebbe addirittura retrodatare a fine di una stagione di Vivarelli, ma vabbè, comunque penso in realtà a un atto istituzionale più forte, quindi al 96, il momento in cui, diciamo, già era in atto una sorta di sovrapposizione tra una memoria collettiva e condivisa e una memoria invece, appunto, e che invece dovrebbero essere due elementi diversi. Non a caso in un capitolo del libro si parla di memorie collettive al plurale, proprio perché appunto le distinzioni sono importanti, e invece il rischio di sovrapposizione poi dopo porta anche a dei problemi proprio fondativi su, in qualche modo, quello che potrei dire anche una sovrapposizione conseguente tra un concetto di memoria collettiva istituzionale e invece la memoria collettiva o le memorie collettive dei guardiani. Quel problema, questo appunto coinvolge, come dicevo, il problema della sovrapposizione tra memoria collettiva e condivisa, che un po' al termine di quel decennio 90 in cui arrivano una serie di elementi che a mettere in crisi l'idea della memoria fondativa della Repubblica nata dalla Resistenza, quindi con due date fondamentali del calendario civile che sono il 25 aprile e il 2 giugno, che sono due date rosse, quindi due date appunto di festa nazionale, e questa spinta invece già negli anni 90 porta a una crisi di questo paradigma, che è quella poi che denunciò anche Luzzatto in Crisi dell'antifascismo nella Vela Einaudi del 2004. E quindi in qualche modo questo era accaduto anche proprio per quello parlavo del 96, a un momento istituzionale anche nel famoso discorso di insediamento di Violante come Presidente della Camera, e poi proseguito in qualche modo anche a livello sempre di istituzione con lo spostamento simbolico sul 2 giugno avvenuto durante tutta la presidenza Ciampi, e su cui Tabucchi ha scritto parole volontariamente molto, molto acute e anche molto sferzanti nel Local Passo. E da qui allora mi viene da dire che quanto, e vengo poi alla domanda, tutto questo la partecipazione dell'Italia a questa politica fondata sulle memorie collettive dei guardiani europei ha contribuito in qualche modo a spostare. Noi quando ci siamo visti tra il gruppo dei dialoganti di oggi abbiamo, diciamo, a un certo punto detto una battuta: quanto ha contribuito a spostare l'Italia da una repubblica fondata sulla resistenza a una repubblica fondata sulla resilienza. Questa come battuta che risuona è una battuta che, diciamo, su cui riflettevo già da un po' di tempo e che poi, diciamo, adesso ha trovato anche una sua compiutezza nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l'appunto. E in questo mi pare che le osservazioni e anche le tesi e le argomentazioni molto
forti e persuasive del libro vadano un po' nella direzione anche di quello che ricordava Chiara Colambini in Anche i partigiani però, in cui in qualche modo si analizza e decostruisce il percorso di accontanamento del valore fondativo dell'esperienza resistenziale proprio a favore di una cornice epistemica che nei fatti si fonda su quello stesso paradigma vittimario che è stato posto in atto dalle politiche dei guardiani della memoria. Grazie Orsetta. Valentina. Grazie Orsetta, hai messo moltissima carne al fuoco. Io cerco adesso di seguire un po' delle piste che tu suggerisci. Allora, riguardo a, mi fa piacere che anche voi abbiate notato con una certa anche insofferenza questo uso della parola resilienza che nell'ultimo decennio, anzi negli ultimi anni è spuntata. Ogni decennio ha un po' le sue parole chiave e mi sa che resilienza è un buon candidato per il decennio in cui ci troviamo. Nel passato c'è stato merito, no, e poi c'era stata empatia negli anni 90. Mi sa che questo è il decennio della resilienza. E come tutte queste parole chiave sono, poi dopo ci vuole un po' per cercare di ricostruire tutta la rete ideologica, tutto diciamo il non detto ideologico che ci sta dietro. Però mi sembra una buona definizione quella che avete dato, appunto, dalla resistenza alla resilienza, appunto, per capire anche diciamo questa trasformazione in corso a quali usi ideologici può dare adito. E questo un pochino mi si riaggancia anche a quello che cominciavo a dire rispondendo a Marta prima, è la trasformazione del ruolo. Valentina, si è spento il tuo microfono. Da vittima a sopravvissuto. Perché secondo me questo è un altro dato su cui varrebbe la pena un po' riflettere. Questo è, secondo me, dipende anche un po' dal fatto che tutte queste politiche retoriche della memoria ci derivano anche dagli Stati Uniti, anzi direi soprattutto dagli Stati Uniti. Ora, in inglese survivor vuol dire più che sopravvissuto, sopravvivente, cioè qualcuno che ha delle qualità di sopravvivenza che gli rendono, cioè c'è un merito nella sopravvivenza. E negli ultimi tempi, seguendo un po' tutti gli sviluppi delle retoriche della memoria, un po' la sensazione che sia quello l'aspetto che sia stato messo sempre di più a fuoco, più che il fatto che le vittime hanno subito inaudite violenze e quindi tutto il discorso che faceva appunto Daniele Giglioli sulla critica della vittima. Io ho come l'impressione che ci sia un'ulteriore trasformazione del ruolo che enfatizza e mette diciamo, l'accento quasi moralmente positivo, esattamente il contrario di quello che dicevano i sopravvissuti da Primo Levi in poi, dicendo non c'è nessun merito, no, essere sopravvissuti, anzi all'epoca nel dopoguerra dovevano farsi quasi un po' perdonare il fatto di essere sopravvissuti, avevano dei problemi col fatto di essere sopravvissuti. Se si vanno a vedere certi sintomi discorsivi, per esempio in questi mesi di Covid negli Stati Uniti continuavano a insistere con le interviste ai mettendo un collegamento, ponendo un collegamento tra il Covid e la Shoah, e andavano a intervistare i sopravvissuti della Shoah a proposito della loro esperienza nei mesi del lockdown. Evidentemente c'era questa idea di persone tenaci, resilienti appunto, in grado di, cos'è la resilienza alla fine? La resilienza è la capacità di subire urti e traumi senza rompersi, la capacità di adattarsi al cambiamento, e attraverso una serie di slittamenti questa adattabilità che assume dei tratti un po' darwiniani in certi momenti, di nuovo a me sembra abbastanza far sistema con un'ideologia che va al di là dei traumi storici, della memoria dei traumi storici. Cioè dobbiamo essere tutti capaci di adattarci a qualsiasi cambiamento, e queste sono le virtù, le odierne virtù, di cui attraverso questa trasformazione simbolica si va a cercare l'esempio
addirittura nei sopravvissuti della Shoah. Quindi non so se sto dicendo delle cose un po' a vanvera, però cerco di interpretare un po' il senso della tua domanda, Orsetta. Ecco, quindi io penso, per generalizzare, che sia interessante analizzare, capire le ragioni di questo capovolgimento di un paradigma che all'inizio era il paradigma della resistenza, che faceva capo ad una narrazione di tipo eroico, rivoluzionario. Il conflitto è tra gli oppressori e gli oppressi, e gli oppressi sono quelli che non vogliono essere oppressi e che fino a un certo punto hanno anche facoltà di far qualcosa per non esserlo. E da questo punto di vista, appunto, la resistenza è come narrazione fa parte di un filone, no? Un filone che ha una lunga storia alle spalle. Poi sopraggiunge questa nuova narrazione centrata sulla vittima, dove chiaramente non può più funzionare. E una cosa che ho analizzato nel libro, che a me interessa molto, è come all'inizio, nel dopoguerra, proprio perché mancavano le categorie per parlare dell'esperienza del tutto così antieroica, necessariamente antieroica, dei deportati, perché non potevano, i deportati, intendo dire gli ebrei deportati, quelli che erano finiti lì non per qualcosa che avevano fatto, ma per il fatto di essere ebrei, come all'inizio ci fosse stato un tentativo, soprattutto in Israele, ma non soltanto, di mettere a fuoco, di enfatizzare gli aspetti che ancora potevano essere raccontati secondo le categorie della resistenza, quindi la rivolta nei ghetti, quindi la resistenza nelle varie brigate e via dicendo. Dopodiché però cambia, giustamente cambia, perché non si poteva adattare quella storia a quelle categorie, quindi nel momento in cui diventa egemone la narrazione che ruota intorno alla polarità tra vittime e carnefici, allora succede per contraccolpo che anche le storie di resistenza vengono riraccontate in chiave vittimaria. E questa è un'altra cosa degli ultimi tempi, degli ultimi decenni. Adesso anche quando si parla di resistenza in chiave commemorativa, non da parte degli storici, ma per esempio quando si commemora, visto un po' di cose, l'ultimo 25 aprile, per esempio, cose che si vedevano in televisione, eccetera. Un'attenzione particolare prestata, per esempio, alla storia delle stragi, è come se la storia della resistenza coincidesse con la storia delle stragi. Ma perché? Perché quelle sono le categorie a disposizione ed è in quel lessico che viene tradotta l'esperienza storica. Ecco, non so, poi cos'è che dicevi ancora? Cosa parlavi? Sì, della trasformazione nell'Italia del 96. Beh sì, certamente c'è stato anche, non so se vi ricordate tutti i dibattiti che c'era stati. L'Italia è stato il primo paese a introdurre in Europa, perlomeno, il giorno della memoria, su sollecitazione di Furio Colombo, che per anni aveva cercato di istituire appunto un giorno della memoria specificamente italiano, salvo dover poi fare i conti con tutto un Parlamento, non solo le destre, molto poco collaborativo, diciamo, con il progetto, anche perché poi spuntano fuori tutti i discorsi sulle foibe, eccetera, che cominciano a quel punto. Per cui il compromesso è stato questo, quello di adattarsi al calendario suggerito dalle istituzioni europee e quindi di celebrare, come dicono, il 27 gennaio, anziché mettere a fuoco lo specifico italiano di quella storia e anche di quella memoria, giustamente al plurale. Grazie Valentina. Allora finiamo il primo giro di tavolo con il professor Körner, prego. Il microfono, professore. Ecco, ora si sente? Sì. Ciao Valentina. Allora, due parole per cominciare. Di apprezzamento per il volume, perché veramente ci vuole un bel coraggio per affrontare un tema di questo tipo. E il volume è fatto veramente bene. L'ho molto apprezzato sia per il contenuto,
sia per la forma. Il libro è molto gradevole come lettura, perché è scritto con una certa ironia, se non sbaglio, che lo rende in certi momenti quasi divertente. Io in realtà sono due domande all'autrice, però vorrei parlare un attimo di una questione che ovviamente sta al centro del volume. Questa è la tensione tra storia e memoria. Valentina dice giustamente che in questo momento sembra che la memoria è il seme che vince sempre contro la storia. C'è l'immagine di un incontro fra storici e quelli che parlano di memoria, è sempre il testimone, è sempre la persona che era lì che vince contro lo storico. E una prima domanda sarebbe perché abbiamo cominciato a dare tanta importanza a memoria da tanti anni? Con tutti i problemi che sappiamo che sono collegati a memoria, alla memoria, ciò che decidiamo di ricordare e ciò che decidiamo di dimenticare. Il fatto che memoria è così flessibile, ultimamente mi è capitato di leggere un libro di uno che era stato in Auschwitz e poi è diventato uno storico del nazismo, questo storico israeliano, Dov Kulka, ed è molto interessante che quello che lui sa di Auschwitz come storico non corrisponde alla sua memoria di Auschwitz quando torna al campo. Questo illustra un pochino il problema dell'utilizzo della parola memoria. C'è un altro elemento, questo mi crea un po' di perplessità, non è una critica, ma mi è capitato di essere a Madrid 2 anni fa, c'era un convegno degli studiosi della memoria, Memory Studies Association, 1500 persone che parlavano di memoria, il 70% di quelle persone non avevano una formazione storica. Ora, dico, questa è una perplessità, che cosa stiamo facendo quando facciamo storia, quando facciamo memoria? E perché in questo momento l'esplosione di questa attenzione per memoria? Ma per passare alle domande più concrete in un certo senso, e un po' abbiamo già sentito una risposta a queste domande, ma la questione di adattare la memoria dell'Olocausto alla storia nazionale. E qui ovviamente vorrei parlare del fascismo italiano, della percezione del fascismo italiano ora e della memoria del fascismo. E la domanda è semplicemente quanto questa narrativa egemonica dell'Olocausto abbia influenzato la nostra percezione del fascismo italiano. Perché io ho l'impressione che parlare sempre di un male assoluto, di un male che non può essere paragonato ad altro, incomparabile, ha dell'effetto di schiacciare le memorie di altri mali, si dovrebbe dire. Li rende in un certo senso marginali. E mi chiedo se questo è successo con la nostra percezione del fascismo come conseguenza di questa istituzionalizzazione di una memoria, di una narrativa egemonica. Detto molto brutalmente, in un certo senso, la centralità dell'Olocausto nella storia del XX secolo ha permesso all'Italia un po' di nascondersi
dietro questa memoria, per quanto riguarda la memoria del fascismo. Sappiamo che si dice sempre il fascismo non è il nazismo, ma di solito, molto spesso il discorso finisce lì. Un altro aspetto, e che qui parlo come storico, ho sempre più l'impressione che la storia dell'Olocausto, la memoria dell'Olocausto, sia stata staccata dalla storia del nazismo, che è fuori contesto e fuori storia, fuori la storia, diciamo. Anche qui, detto in poche parole, non vorrei, questo è un rischio, mi sembra, non vorrei che stiamo creando una generazione di persone che stanno molto su Auschwitz e molto poco sul nazismo, sul contesto che ha creato Auschwitz. Ora, spostando leggermente l'attenzione verso la resistenza, vorrei fare la stessa domanda in un certo senso. Nel senso che l'accentuazione della commemorazione della resistenza che abbiamo in Italia ha creato lo stesso rischio, un rischio di staccare la resistenza dal fascismo. È quasi, a volte ho l'impressione che abbiamo un antifascismo commemorato in Italia senza un fascismo. Vi do un esempio, la commemorazione di Cefalonia, degli eroi di Cefalonia, che è sempre narrato in termini di antifascismo e di resistenza, e molto spesso non c'è un accenno alla parola fascismo, cioè in altre parole non si spiega perché ci sono soldati italiani su un'isola greca in quel momento. Ora c'è il pericolo, mi pare, di staccare la storia del fascismo, la resistenza dalla storia del fascismo. Portando, e questo è l'ultimo punto, mi pare, è un punto un po' diverso, ma quando si concentra su una sola cosa, l'Olocausto o la resistenza, avviene quello che si comincia ad avvertire, mi pare, per l'Olocausto, è quello che in inglese si chiama Holocaust fatigue. La gente si stanca di sentire di questo. E c'è un accenno a questo, cioè la giovane generazione che comincia a non rispondere più a questa storia dell'Olocausto. Ho paura che in Italia ci sia anche un po' una resistance fatigue. Ora, cioè che le commemorazioni istituzionali portano a questo tipo di stanchezza la narrativa. E ovviamente qui non si sta dicendo che non si deve ricordare queste cose, ma come giustamente dice il libro, il problema che pone il libro è come ricordare questi avvenimenti. Grazie mille, Paul. Allora, sono tre i gruppi di domande che mi stai ponendo. Cerco adesso di costruirmi un percorso nelle risposte, cominciando dalla fine, anche perché la prima domanda era la più difficile. Allora, sì, la Holocaust fatigue, la stanchezza della memoria è molto avvertita, me lo dicono molti, non so Orsetta se tu lo confermi nella tua esperienza, ma molti amici insegnanti mi dicono che insomma gli studenti dopo tanti anni più o meno se lo avvertono un po' come uno sgradito compito, obbligo calato dall'alto, quello di ottemperare il dovere della memoria a scadenze annuali in quel modo, anche perché molto spesso le modalità della commemorazione tendono a essere piuttosto ingessate e ripetitive.
Allora, cos'è il problema? Per esempio, una persona con cui sono stata in corrispondenza nei mesi scorsi, dopo una di queste presentazioni, insegnante, e mi diceva che i suoi studenti, pur avendo noi commemorato ogni anno la Shoah come da prescrizioni, noi non sappiamo niente, come diceva Paul prima, non sappiamo niente del nazismo. In realtà noi non ci mancano proprio le coordinate storiche. Come è successo? Cioè, nella storia, il modo in cui viene ricordato e ripetuto questo episodio attraverso i rituali della memoria, sembra che tutto un tratto si sia scatenato un inferno senza che nessuno, veramente, senza che questi ragazzi per lo più sappiano come si è arrivati fino a quel punto. A maggior ragione in Italia questo avviene, perché in Italia molto spesso tutto il lavoro che avrebbe dovuto essere il lavoro del giorno della memoria, cioè spiegare esattamente questo, come si era arrivati fino a quel punto, non fa parte del curriculum, diciamo, non è una cosa su cui si insiste. Ora, il problema è a monte, secondo me, cioè il problema sta nel manico, perché se nel momento in cui si decide di inquadrare la questione sotto la categoria della memoria, per forza si va a finire lì, perché la memoria proprio costitutivamente, di solito si dice ci sono degli abusi della memoria, no, secondo me fa parte del modo in cui funziona la memoria, sia a livello individuale, a maggior ragione a livello collettivo, se vogliamo dire, il fatto di essere sempre funzionale agli, come diceva Maurice Holbach, agli scopi, agli interessi di chi ne detiene il controllo in quel momento. La memoria non può che essere soggettiva, unilaterale e via dicendo, quindi è strumentale, e quindi a seconda di chi in quel momento decide quali sono i format della memoria, sarà strumentale a quella o quell'altra giustificazione o addirittura celebrazione di identità specifiche. E qui arrivo all'altra questione, la questione della mancata, diciamo, assimilazione da parte del senso comune italiano del ruolo specifico dell'Italia riguardo a questi eventi, perché è vero, hai ragione Paul, che da quando c'è il giorno della memoria si è addirittura rafforzata l'impressione che il problema non sia stato generato, non sia nato in Italia, ma che a un certo punto sono arrivati i cattivi tedeschi e per fortuna che poi... Ecco, come mai è successa questa cosa qui? Come mai? Allora, io penso che sicuramente nel momento in cui si decide che il discorso sul fascismo diventa un discorso sulla memoria, senza però analizzare come funziona la memoria, perché a me andrebbe anche bene un discorso sulla memoria, ma che fosse un metadiscorso sulla memoria, cioè un discorso che dice come si costruiscono le varie memorie. Allora quello potrebbe essere molto utile, cioè dire guarda, ci sono delle memorie familiari che non sono compatibili con la narrazione egemone. Per esempio, tutte le memorie del fascismo, dove le metti nella narrazione egemone, cosa succede? Che queste memorie vengono spinte in sacche di latenza e provocano, secondo me, pare che ci siano degli ottimi, insomma, dei segnali in questo senso, provocano anche, generano rancori, e di modo che nel momento in cui arriva la possibilità, nei 90 in Italia, 96 come diceva Orsetta, di poter dare sfogo a queste memorie latenti e ritrovare un modo per poterle affermare, ecco che vengono fuori come se niente fosse. Ma siamo sempre nel campo di memorie non elaborate, perché non c'è un discorso sopra alla memoria, cioè una capacità di ragionare sopra questi meccanismi della memoria. Anche perché poi queste memorie istituzionali egemoni, com'è che vengono dirottate per servire gli interessi
di, appunto, come dicevo, di chi ne detiene il controllo. Ci sono fondamentalmente due modi per farlo, due strategie retoriche, se vogliamo. Una è quella dell'appropriazione, a cui facevo accenno prima, cioè dico che okay, vittime e carnefici, la vittima sono naturalmente io, i carnefici sono sempre gli altri, e riracconto la storia del mio gruppo in termini in chiave vittimaria, chiunque sia, e lo hanno fatto. L'hanno fatto tutti sostanzialmente, a me aveva molto interessato il caso della ex Jugoslavia, proprio perché in quell'occasione tutti i gruppi coinvolti si erano rappresentati, si erano appropriati appunto del lessico dell'Olocausto per rappresentarsi in chiave di vittima, e gli altri erano gli eredi dei nazisti. Questo naturalmente non aiutava a rendere intelligibile il conflitto multilaterale, complicato. Il secondo modo è quello della memoria schermo, cioè io parlo, e questa è la risposta a Paul, io parlo delle malefatte di qualcun altro, io parlo dei nazisti, io parlo dei crimini nazisti, così dirotto l'attenzione e insomma, non si parla dei miei, non si parla delle cose che sono successe qui. E questo è quello che è successo in Italia, sicuramente. La memoria dell'Olocausto è diventata una memoria schermo per non parlare del fascismo, il che è piuttosto paradossale, perché nell'originario progetto doveva essere proprio il contrario, doveva essere lo stimolo, il pungolo, perché finalmente gli italiani cominciassero, non solo a livello di ricerche storiche, ma a livello proprio di senso comune, a prendere atto dei propri trascorsi razzisti, antisemiti, e genericamente del fascismo, perché non c'è solo l'antisemitismo e il razzismo quando si parla di fascismo. Ecco, terza domanda, che poi era la prima e la più difficile, perché tu dici perché tanta importanza si è data alla memoria. Non lo so, non so darti una risposta, se non quei frammenti di risposta che ho provato a dare all'inizio, cioè secondo me serviva, in quel momento serviva per la memoria, diversamente dalla storia che è critica. La memoria è, da quel, insomma, è una candidata per creare, laddove non ci sono progetti per tenere insieme una comunità, perché il grosso problema della comunità europea è stato proprio questo, la mancanza di progetti rivolti al futuro, com'è che li tieni insieme? Li tieni insieme con una storia che sia una storia in cui ci si deve immedesimare, perché la storia critica non è necessariamente qualcosa con cui ci si immedesima. Invece per creare quel senso di identità, identità e memoria vanno così, allora creiamo l'identità europea, creiamola in laboratorio, creiamola a tavolino, visto che non c'è, insomma non si sa dove andare a cercare, e dove la cerchiamo, in questa cosa. Per cui valeva, a quel punto l'idea era, ci vuole un'immedesimazione, ci vuole l'identificazione, ci vuole la famosa empatia degli anni 90, e quindi tutto il discorso sui testimoni a quello fondamentalmente serviva. È evidente che trovarsi di fronte a qualcuno che ti racconta le sue esperienze di deportazione, beh, a meno che ora non sia proprio un cuore di pietra, è evidente che una qualche forma di immedesimazione per forza scatta. Non è che io sto, il problema è quando quella diventa la modalità unica, esclusiva dell'approfondimento storico, cioè si pensa che sia sufficiente coinvolgere, emozionare, far scattare identificazioni affinché poi per magia tutta una serie di memorie prostetiche, come dicono quelle, trapiantate nella memoria autobiografica delle persone, nuove generazioni, e da quel momento in avanti andrà tutto bene. Beh, insomma, non è andata proprio così. Grazie Valentina. Allora abbiamo esaurito il primo giro di tavolo, direi di passare direttamente al secondo. Quindi posso? Non so se magari finiamo i due giri di tavolo con Scusa, dovevo andare via, vabbè, non importa. Allora prego. No, volevo dire, io sono un guardiano della memoria, nel senso che ho dedicato gli ultimi 20 anni, a parte lavorare ovviamente, all'organizzazione dei treni della memoria. Il treno della memoria, il primo treno della memoria è nato in Toscana, e abbiamo accompagnato 6.000 studenti in visita ad Auschwitz,
e ad altri campi, in particolare ad Auschwitz, con una preparazione intensissima, molto forte, sia per gli insegnanti, non solo per la, con la Summer School, ma con seminari a livello internazionale, con Bauman, Bjevorka, Amos Oz, Grossman, Joshua, collegamenti anche con Spielberg, insomma, tenendo il più alto possibile il livello dei tre. Quindi io credo che il libro sia molto importante contro la banalizzazione della memoria. Però ci sono esperienze, mi consenta la professoressa Pisanti, come quella della Toscana, che dimostrano che invece non è esattamente così. Se noi facciamo ogni anno una verifica dell'efficienza, dell'efficacia del nostro intervento ai ragazzi, sono, i risultati sono eccezionali. Primo punto. Secondo punto, credo che anche soltanto allargare la parte culturale, citavo appunto scrittori internazionali, pensatori come Bauman, eccetera, sia gli insegnanti, che quindi hanno quindi un respiro molto ampio, ma anche i ragazzi, comunque faccia bene. Sì. Terza cosa, ci vorrebbe prova contraria, perché obiettivamente che l'attività del giorno della memoria o cose simili, ovviamente, abbia provocato, aumentato il livello del razzismo e anche dell'antisemitismo, ma per dimostrarlo bisogna vedere il contrario. Allora, io sono molto d'accordo che esiste un uso sbagliato della memoria. Intanto la parola celebrazione dovrebbe essere abolita, mentre il commemorare i defunti, questo ovviamente si può fare, ma soprattutto bisogna studiare, confrontarsi, ricercare. Storia e memoria, dal mio punto di vista, stanno insieme, non possono fare a meno uno dell'altro, perché la memoria, se non si accomodasse dentro la storia, probabilmente sparirebbe, e la storia senza la memoria probabilmente avrebbe meno ragione di esistere, ma soprattutto perché sia la storia che la memoria si aggiornano, una specie di situazione archeologica. Ho curato ora un libro in cui si dimostra che un partigiano era stato considerato un traditore, era completamente falso, e per fortuna poi si è dimostrato che, non è, che era falso, se no l'avrebbero anche ammazzato probabilmente i suoi compagni. Quindi conoscere è fondamentale. Dopodiché, ripeto, non c'è prova contraria, e dipende proprio da chi, non da persone, non personalmente, da come si affronta il problema. Sono molto d'accordo sulla cosa che veniva detta, che l'Italia è un paese strano, ha perso la prima guerra mondiale, si è comportato come se l'avesse vinta, ha perso la seconda e si è comportato come se l'avesse vinta. Non è stato fatto un processo al fascismo, continua la discussione se fare o meno un museo non del fascismo ma sul fascismo, per capire i meccanismi che hanno condotto a questo. Cito soltanto ad Auschwitz il monumento israeliano, lo consiglio a tutti per come è fatto, perché lì si dimostra cosa è stato il nazismo e perché siamo arrivati ai campi di sterminio. Quindi c'è molta responsabilità. Devo dire che, poi concludo, questo insegnamento l'ho avuto da Primo Levi, sono andato con lui ad Auschwitz nel 1982 e mi ha raccomandato proprio di continuare a sostenere la memoria, e lui ovviamente negli anni non ha fatto altro. Tra l'altro sono andato a trovarlo pochi mesi prima che si suicidasse, posso testimoniare che ho capito perché si è suicidato. Scusate. Grazie Valentina, se vuoi replicare poi riprendiamo il giro. Forse vi dà così la possibilità di chiarire alcuni punti che ogni tanto infatti mi vengono posti, alcune obiezioni che vengono fatte, e non sempre con il garbo con cui me le ha poste in questo momento. Allora io volevo chiarire alcuni punti. Innanzitutto, lei dice: io sono un guardiano della memoria. Da un certo punto di vista non mi tiro fuori dalla categoria, io è da decenni che mi occupo di questi argomenti. L'idea era proprio di affrontare un discorso autocritico rispetto alle strategie che erano state talvolta, anzi a volte forse anche più spesso che no, in buona fede applicate nel tentativo di perseguire precisamente quell'obiettivo che viene dichiarato, al di là adesso dell'uso strategico politico che può essere fatto della memoria da parte delle istituzioni europee. Però io sono convinta che chi ci ha lavorato per anni, ai insegnanti e operatori culturali vari, l'hanno fatto
chi l'ha fatto bene, l'ha fatto in perfetta buona fede. E io non ho nessuna intenzione di polemizzare né con specifici individui, né con la categoria empirica in quanto tale dei, insomma, di chi si è occupato di questi argomenti, e men che meno con i testimoni stessi, naturalmente. Quello su cui invece io sono critica, a volte anche polemica, è tutto l'universo discorsivo, la retorica prevalente della memoria, ma non soltanto nel senso dei suoi esiti. Certamente i suoi esiti più banalizzanti sono quelli che fanno capire meglio qual è il problema, ma io trovo che alcune premesse anche pedagogiche su cui era fondata questa struttura, questa retorica e queste politiche della memoria, per esempio l'idea semplicistica del passaggio dalla commemorazione alla lotta contro il razzismo, si siano dimostrati nel corso degli anni, c'era bisogno di anni per capirlo, si sono dimostrati non solo inefficaci, ma, e qui mi permetto di dissentire, anche controproducenti. Allora, lungi da me dire che le politiche della memoria abbiano provocato l'antisemitismo e il razzismo odierno. È chiaro che i problemi sono altri, sono strutturali, affrontiamoli magari in un altro momento. Quello che io viceversa dico è che queste retoriche e politiche della memoria hanno forse involontariamente, in molti casi involontariamente, fatto sistema con quel meccanismo più ampio che ha in cui si sono affermati i nuovi razzismi, i vecchi nuovi razzismi e antisemitismi odierni. Cioè io penso che una serie di caratteristiche che ci si vuole un po' a identificare delle retoriche politiche della memoria siano compatibili e in qualche modo finiscano per avvantaggiare proprio quei fenomeni che si propongono di combattere. Per esempio, in base a quello che abbiamo detto fin qui, ma ce ne sono anche altre cose, quella struttura narrativa vittime e carnefici è funzionale anche all'agenda degli antisemiti e dei razzisti. E lo stiamo vedendo benissimo anche in Italia, dove i partiti xenofobi non chiedono di meglio che di rappresentarsi in chiave vittimaria, utilizzando, tra l'altro rilanciando contro gli avversari le accuse, mostrandone o pensando di mostrare le contraddizioni negli argomenti degli avversari. Facciamo un caso tra tanti. L'idea che le nuove destre si rappresentino oggi come le paladine o i paladini del principio della libertà di espressione, in quanto si considerano martiri dei valori democratici più alti, perché dall'altra parte ci sono varie forme di censura, tra cui appunto le leggi antinegazioniste, il fatto di dare a loro la possibilità di rappresentarsi come vittime del principio della libertà di espressione è uno dei segnali evidenti che c'è qualcosa che non va nell'ingranaggio complessivo in cui che abbiamo involontariamente contribuito a creare. Quindi io non sto dicendo facciamo a meno della memoria, ed è evidente che la testimonianza è utile per la storia, cioè uno scambio bionivoco tra storia e memoria, ma a condizione che la memoria, in forma di testimonianze, non diventi l'unica forma di discorso autorevole, perché se diventa l'unica forma di discorso autorevole, a quel punto si viene a perdere ogni possibilità di dare uno sguardo critico alla storia e anche a se stessi, anche di capire dove si è sbagliato. Secondo me qualche errore è stato fatto, ma appunto non per forza in malafede. Grazie Valentina. Allora riprendiamo il giro, quindi ripasso la parola a Marta, prego. Grazie. Allora riprendo. No, io credo che a proposito di queste ultime cose su cui dico pochissimo, però credo che noi dobbiamo fare uno sforzo di capire quanto non abbia funzionato e quanto anche non sia
la responsabilità appunto soggettiva. Io mi ascrivo subito anch'io alle guardiane, al femminile, della memoria, di quello che volete. Però noi dobbiamo, secondo me, andare su quel top da cui discendono down le politiche e cercare di vederlo da lì. A me è questo che mi ha, come dire, molto illuminato del libro e in generale del dibattito, anche degli altri libri che poi sono usciti su questi aspetti, che non riguardano solo la memoria della Shoah, ma anche le altre memorie. Ecco, è lì che secondo me c'è una pervasività contro la quale noi non so se riusciamo nel nostro lavoro, anche ben fatto, fino a che punto noi si possa riuscire a contrastare. E infatti lottiamo, noi abbiamo qui un caso di falso di cui tu tra l'altro parli e te ne ringraziamo, che è Silvano Lippi, che è uno dei tanti casi di falsi che sono usciti da via via che i testimoni morivano, dato che fare il testimone evidentemente ha una qualche accarezzamento del narcisismo, ci sono degli individui non proprio, oppure chi li sfrutta, come nel caso di nostro toscano, che si mettono sulla scena e si dichiarano testimoni quando non lo sono, a partire da Benjamin Wilkomowski degli anni 90, se non sbaglio. Quindi voglio dire, anche questi fenomeni ci devono, e questo è ricomparso non molte sere fa in una trasmissione notturna di Rai 3 che si chiama Fuori Orario, e io vedo lì Silvano che fa questo film, peraltro finanziato da enti pubblici nostri, che ha vinto anche un premio a Parigi e che è basato su un falso. Allora, noi sono queste le cose che non possiamo, non le controlliamo perché non siamo nel top, in quel top lassù, cioè non determiniamo. E poi, questo almeno dall'esterno, facciamo i conti tutti i giorni con queste degenerazioni. E questo è il punto, secondo me. E da lì noi dobbiamo capire che, secondo me, bisogna svoltare pagina. Ora, dove andare io non lo so. Forse va anche lasciato un tempo di sedimentazione di queste problematiche, di riflessione. Alberto Cavaglion propone uno stop di riflessione per tutti, dove ci mettiamo tutti a sistemare le biblioteche, insomma. Lui ha una visione poetica, però è un po' così. E tra l'altro non ha funzionato, pensavo, anche all'ultima proposta, non è l'ultima, c'è questa proposta di risoluzione comune degli stati Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, che dà la colpa al patto dell'Europa, proposta di risoluzione comune presentata al Parlamento europeo, che dà la colpa della Seconda Guerra Mondiale in soldoni, poi mi sono anche scritta gli articoli, al patto Ribbentrop-Molotov, perché gli interessa salvaguardare che la memoria dello stalinismo sia uguale alla memoria dell'olocausto, che non è così e non è interessante, ma lì c'è, è quello il top da cui discende nel down poi. Ora, questi qui hanno detto, cioè il patto Ribbentrop-Molotov spiana la strada allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e condanna al fallimento, questo lo leggo testualmente, la pace di Versailles. Ora, questo non è neanche un falso, cioè è clamoroso come falso, se lo scrivessero i nostri studenti prendono 4, però questa è la carenza di storia che diceva Paul, che secondo me poi questo riguarda la scuola, qui non mi dilungo. E volevo solo dire questo. L'altra cosa su cui sono molto d'accordo è il concetto di survivor, che personalmente ho conosciuto nel periodo della Shoah Foundation, quando mi è capitato di fare le interviste, perché è lì che è venuto fuori in maniera più di 50.000 interviste in tutto il mondo, non so quante lingue. E questa idea era il survivor, se era non solo quello uscito il reduce dal campo di concentramento, che era una figura battuta, una figura, l'ha già detto Valentina, e che veniva molto più rappresentato dall'archivio Fortunoff, che era l'altra grande raccolta testimoniale, che è sempre a seguito di un film. In quel caso era Holocaust e nel caso della Shoah Foundation era Schindler's List. Anche questo dovrebbe aiutarci a riflettere sulla portata forte sull'immaginario di tutta questa memoria. E ora vengo a una cosa, sarò brevissima, è una pagina del libro che mi ha molto incuriosito, perché allora, nel descrivere l'invecchiamento del paradigma vittimario nei nostri giorni, ecco, io quando dico fallimento, invecchiamento, non intendo il fallimento del libro di Hilberg, che ha il paradigma, cioè Carnefici, Vittime e Spettatori, secondo me è un bel libro, e la storiografia poi ha ulteriormente approfondito sia la categoria dei carnefici che quella degli spettatori. Penso al libro della Galimi di 2 anni fa, dove gli spettatori vengono scomposti in una serie di strati sociali, interessantissimo e importante, perché non sono così tutti lì fermi, c'è una vasta gamma e c'è una dinamica interna alle categorie professionali, alla cronologia della guerra, eccetera. Quindi scinderei in questo caso storia e memoria. La storia della Shoah va benissimo
anche come viene fatta nel libro in particolare, però il paradigma vittimario generalizzato a tutti gli altri eventi traumatici è sicuramente un paradigma vecchio e, come dice il libro di Valentina, non spiega i migranti, la crisi economica, la catastrofe ambientale, e lei l'aveva scritto prima, ma nemmeno la zoonosi da Covid, perché ora ditemi voi, lei fa l'esempio molto pertinente dal punto di vista storico delle guerre jugoslave, l'ha già detto, ma anche la zoonosi da Covid, per cui noi ci aspettiamo ragionevolmente altre epidemie, cioè ragionevolmente lo dicono alcuni scienziati, ho letto qua e là su Science questi interventi, ci aspettiamo probabilmente altre epidemie che derivano dal degrado ambientale. Quindi ecco, rispetto a questo presente, che è quello poi delle nuove generazioni, non è il nostro, il mio in particolare, della generazione dei baby boomers con tutte nelle orecchie i racconti delle nonne, delle mamme, della guerra, cioè è un altro presente, loro si sono vissuti le mascherine, questa ultima cosa. Ecco, rispetto a questo, questo paradigma vittimario è in decadimento, cioè non funziona più, e mi pareva molto interessante, qui ti volevo chiedere delle sollecitazioni, quando tu dicevi che ci sono delle fiction televisive di ultima generazione che sembrano suggerire che un immaginario emergente sia quello in questo nuovo disordine mondiale di tutti contro tutti. E tu facevi l'esempio di Game of Thrones, che è il Regno di Spade, che molti avrete visto. E io volevo fare un altro esempio, sempre nel mondo della fiction. Una fiction inglese che ho visto un po' di tempo fa e che si chiama I May Destroy You, posso distruggerti, e racconta di tre ragazzi giovani, abbastanza simpatici, che fanno gli artisti. Ebbene, due di questi ragazzi subiscono una violenza sessuale, quello che oggi noi chiameremmo una violenza sessuale, e non se ne accorgono, cioè non la realizzano, non hanno più nemmeno un'identità di vittime. Non so, uno la legge, uno prende il cellulare e poi guarda quello che gli è successo, è stato molestato, non gravemente, però lo capisce dal cellulare perché non ha. Allora è venuto meno, sono venuti meno i bystanders, anche la categoria delle vittime. Cioè noi nel Covid, chi è la vittima? Nel discorso narrativo generale ci sono le vittime che sono i morti, e quelli benissimo, adesso faranno una giornata celebrativa anche per loro. Io non dico nulla, non so a che numero di giornate celebrative siamo arrivati, e sono morte anche delle persone vicine, naturalmente, a tutti noi. Però poi le vittime sono gli albergatori che fanno la fame, sono quelli che hanno bloccato la 1. Faccio per dire, come si, è ovvio che lì il paradigma vittimario non funziona più, perché ognuno si erige in un certo senso a vittima di qualcosa, appunto della mancata libertà. E quindi mi sembra che questo sia una maniera per cui quello che noi dobbiamo, e qui chiudo, insegnare ai nostri studenti e in generale anche diffondere, credo che non sia tanto uno sguardo rivolto al passato ma al futuro. Quindi dobbiamo anche capire quando certe, come dire, come ripensare e ricategorizzare quello che loro stanno vivendo e che anche noi stiamo vivendo, anche se apparteniamo ad altri paradigmi che ci sono più consoni, perché questa è una cosa anche generazionale. Io credo che quelli della mia età facciano più fatica ad abbandonare i vecchi paradigmi rispetto ai nostri giovani, che appunto non si, che per cui è normale fare una serie dove tu subisci una violenza e non c'è nessuna insorgenza, così, ma addirittura te la devono dire che è una violenza. A me mi ha molto colpito, o come Game of Thrones, o come tante altre, anche la stessa, tutte queste serie distopiche, no? Che ci presentano un futuro disgregato, e questa è la realtà che vivono i nostri ragazzi. E questo credo che, insomma, li dobbiamo, come dire, sapere che farli guardare sempre al passato, guardare il passato, poi vuol dire anche programmare poco del proprio futuro e non vederlo il futuro. Ecco, questo forse nei termini miei è la cosa che mi preoccupa di più. Valentina, prego. Sì, grazie. Questa cosa delle fiction distopiche mi aveva fatto pensare, perché appunto sono stati gli anni, questo decennio è stato l'anno del grande successo di tutte queste serie, appunto, di cui Game of Thrones è soltanto un esempio, ma ce ne sono bellissime, tra l'altro, serie che cosa hanno in comune, cioè, ho un po' ragionato, quello che hanno in comune, al di là delle ambientazioni tutte diverse, alcune fantasiose, alcune realistiche, è il fatto che tutte mettono in scena dei personaggi moralmente ambigui che cercano di sopravvivere in ambienti estremamente competitivi, e quindi vige una morale, è stata studiata dagli studiosi serie TV, eccetera, li chiamano i rough heroes, che non sono i cattivi soliti, non sono certo dei buoni, ma sono appunto dei personaggi disposti a fare
come dicono, whatever it takes, altra formula che potremmo, per poter sopravvivere in questo mondo ostile. Quindi ci sono, si mettono in scena conflitti multilaterali, tutti contro tutti. Vince chi è più furbo, vince chi è più forte, vince chi fa le migliori alleanze, che comunque sono sempre alleanze transitorie, eccetera, eccetera. Vabbè, allora, come spiegare il successo complessivo? Perché anche a me piacciono molto queste serie di questi prodotti diametralmente opposti rispetto alle strutture etico-morali, se confrontate con tutte le fiction o i film quel genere bambino col pigiama a righe, tutte quelle un po' morali relative alla Shoah negli ultimi anni. Come spiegare? Perché evidentemente vengono percepite come più realistiche, cioè più conformi al modo in cui noi, abbiamo ragione o no, non lo so, ma il modo in cui noi rappresentiamo il mondo in cui agiamo, in cui non c'è proprio questa divaricazione netta tra vittime e carnefici e con i ruoli, perché non c'è la possibilità di vittime ce n'è tante, ma la possibilità di identificare i carnefici in male assoluto in molte delle situazioni in cui noi viviamo non si dà, e tutta l'elenco che facevi accenno, Marta, era proprio per spiegare questo, come non si adatta lo schema vittime e carnefici a tutti i problemi che ci preoccupano di più in questa fase. Ora, io temo che questa è una narrazione di nuovo darwiniana, di lotta di tutti contro tutti, tribale, e dicendo se questa fosse la nuova narrazione cornice, beh, non c'è molto da compiacersene, ecco. Però a me sembra che in questo momento questo sia il formato che meglio descrive il modo in cui noi rappresentiamo le situazioni, in assenza del famoso progetto di cui parlavi, quello che permetterebbe poi di sostituire nuovamente, convogliare le energie verso collettive, verso qualche cosa che vada al di là della sopravvivenza in ambienti ostili. Questo è quanto. Poi, ecco, poi il discorso sull'equiparazione dei totalitarismi, un pochino abbiamo parlato all'inizio. Beh, certo, serviva anche a noi, diciamo, paesi dell'Europa occidentale, di nuovo, a evitare di fare qualsiasi accenno alle responsabilità delle democrazie occidentali anche in rapporto all'ascesa di Hitler, quindi capisci bene. Va bene, niente, per non rubare tempo agli altri interventi, per il momento finiamo qui. Grazie. Grazie Valentina. Allora, Orsetta. Provo a riallacciare un po' dei discorsi anche rispetto a quanto dicevi ora appunto su questa nuova modalità anche rappresentativa e anche su appunto gli aspetti che in qualche modo sono da un lato sicuramente interessanti e dall'altro perturbano. E mi sembra che si possa legare un po' a quanto dicevi anche prima sul fatto che i vuoti si riempiono sempre in qualche modo e quindi là dove le memorie collettive rimosse entrano in sacche di latenza collettiva, poi non sono elaborate e a un certo punto tornano. E dall'altra parte poi diciamo questo vuoto, cioè là dove qualcosa è stato per l'appunto rimosso, poi viene riempito da quella che potremmo dire la generazione attuale, quella che insomma a me piace definire i figli del giorno della memoria, alimenta con una sorta di confusione, e qui mi leggo anche a quanto diceva Paul sulla questione della quanto poi si sa della storia del nazismo là dove ci sia una pratica della memoria che però poi diventa solo la punta di un iceberg, dove però l'iceberg sotto non c'è più tanto, no? Allora, a questo punto dicevo una sorta di confusione, diciamo così, tra documento e monumento.
E da questo punto di vista mi aveva molto colpito una parte del libro in cui, parlando di Holocaust Experience, si diceva che la parabola emotiva, per traumatica che sia, si conclude con il ritorno alla vita normale, condizione imprescindibile affinché gli spettatori si possano immedesimare. E appunto, tra l'altro, di emozione hai parlato anche prima, appunto, collegandola strettamente anche a tutto il discorso del decennio 90 come il decennio dell'empatia. E mi è venuto in mente allora il legame con un libro che io ho letto molto più recentemente, quindi diciamo quasi un anno dopo aver letto I Guardiani, che è il libro di Anne-Cécile Robert sulla strategia delle emozioni. Nel libro di Robert si parla di strategia dell'uso delle emozioni in ambito politico, quindi in qualche modo è un'analisi che parla anche di un uso manipolatorio delle emozioni, che non è chiaramente il senso nell'uso della parola emozioni con cui io sollevo, evoco una possibile riflessione a paragone, perché chiaramente se strategia c'è stata, se vogliamo chiamare la volontà di top down di creare appunto queste memorie collettive che creassero coesione insieme a condivisione europea, sicuramente è il contrario dell'intento manipolatorio, ma anzi era come intenzione fondativa di una coscienza di cittadinanza europea comune, e in questo appunto siamo tutti guardiani o forse custodi, potremmo andare oltre pensando alla testimonianza di secondo grado, no? L'era del post testimone, quindi diciamo che se è stato for the greater good, di sicuro non certo per altro. Però in qualche modo mi ha fatto pensare molto il libro di Robert, perché mi è venuto a dire che in qualche modo, come per una sorta di eterogenesi dei fini, la cornice emozionale si è insediata dentro il concetto di post testimone, ha favorito in qualche modo il passaggio da testimone a post testimone, ci sono troppe T in questa storia, e da guardiano a custode. Quindi il discorso che custodia che è affidata ai giovani figli del giorno della memoria. E questo, in qualche modo, questo passaggio di nuovo è forse qualcosa che contribuisce ad allargare una sorta di epistema in modo orizzontale, molto veloce però, molto immediato, con picchi di emotività molto concentrati in poco tempo, ma di nuovo mi chiedevo se quanto, rispetto a questo discorso, lasci meno, diciamo, solleva una grande indignazione salvifica, anche indignazione secondo me è una di quelle parole da mettere nei vari decenni, però non lascia tracce profonde verso l'azione di approfondimento storico, e quindi alla distinzione di come io posso fruire e giovarmi, perché non è la questione di brutto, buono, bello o cattivo, ma come posso fruire i documenti e i monumenti. Sì, giustissimo. Tra l'altro anche a me è piaciuto molto il libro della Robert, l'ho letto anch'io dopo aver scritto il mio, però sì, l'ho trovato molto interessante, mi ha fatto pensare per esempio a certe teorie che appunto si affermano tra fine degli anni 90 e inizio degli anni 2000 nel campo dei memory studies, che facevi accenno ai figli della post-memoria, quindi Marianne Hirsch, ma prima ancora e peggio ancora forse direi la Landsberg, le memorie prostetiche, e quel concetto appunto che secondo il quale, ma questo lo diciamo sul serio, l'obiettivo di un film e altri artefatti comunicativi a cui è delegato il ruolo di trasmettere la fiaccola della memoria da una generazione all'altra, è sostanzialmente di ritraumatizzare le nuove generazioni facendo che cosa? Attraverso un processo di totale identificazione con le vittime. Allora, a parte il fatto che non capisco come sia possibile appunto innestare i ricordi alla maniera di Total Recall, il film con Schwarzenegger, che non lo dico io ma lo dice lei, questa è la cosa grave, per far capire che cosa aveva in mente, ma quindi innestare i ricordi degli altri in modo che, così sollecitati, queste persone inglobino, si innervino queste sinapsi nel loro corpo stesso, e da quel momento in poi sono anche loro traumatizzati come chi veramente ha subito quelle esperienze. E però venivano dette sul serio e molto diffuse queste teorie, e anche
spiegavano un po' la logica per noi europei, forse difficile da capire, di certi musei americani del trauma. Per esempio, c'è, a me colpisce ogni volta, non ci sono stata, ma al Museo di Washington, magari Marta ci sei stata, all'Holocaust Memorial Museum di Washington, pare che all'inizio, all'ingresso, ti consegni una carta d'identità, una tra 600, con appunto che si riferisce alla storia di uno o una deportata, ex deportata, di cui non si sa ancora poi la fine, come è andata a finire la storia, la biografia, e col suggerimento di sfogliare questo libretto di 4 pagine in cui fase per fase viene raccontata la storia della singola testimone, man mano che ci si muove nelle sale del museo, di modo che rimane fino all'ultimo il dubbio se come sia andata a finire la storia di quella. Perché lo fanno? Perché vogliono promuovere immedesimazione, identificazione, quel qualcosa in più rispetto a ciò che un museo più tradizionale può offrire. Questo stesso dispositivo è stato utilizzato da tanti altri musei negli Stati Uniti, addirittura in quello di Los Angeles, il Museum of Tolerance. Quanto pare, accanto alla carta d'identità c'è anche l'accorgimento, cioè c'è anche tutta una serie di sale che funzionano tipo installazioni multimediali, diorami alla Disney per intenderci, in cui vieni immerso, l'esperienza deve essere immersiva, in una stanza che deve riprodurre questo e quell'altro luogo topico della memoria. Ci sono pure le camere a gas alla fine. Ecco, tutte queste cose, e poi mi vengono in mente anche altre pratiche commemorative, come quella per esempio dei giovani israeliani che si fanno tatuare il numero del nonno sul braccio, questa identificazione assoluta, questa idea che non ci sia distanza temporale, ma anche diciamo di esperienza, tra chi effettivamente è stato lì e chi ne riceve il ricordo attraverso i vari artefatti. Ecco, l'idea di dover ripresentare, anziché rappresentare, come dicono gli studiosi del trauma, l'esperienza in sé, perché solo in questa maniera si garantirà il fatto che cose del genere non capitino mai più. A parte il fatto che da quanto ne so io, da quel poco che so sugli studi clinici, chi ha subito un trauma grave semmai quella è la persona che va aiutata, recuperata a riacquistare fiducia nell'umanità, e l'idea che invece quella condizione traumatizzata sia la premessa indispensabile perché ci siano progressi in senso democratico mi pare di per sé problematica. Insomma, questo è il panorama intellettuale in cui si sono affermate queste politiche, e anche accademico, non soltanto. Quindi diceva prima Paul, come mai ci sono così pochi storici e così tante persone, Lusa e la sottoscritta, che provengono da altri campi disciplinari e che si occupano di memoria. Beh, perché forse tutto sommato è proprio quello l'aspetto più cioè come si può pretendere di creare una esperienza soggettiva identica o una buona approssimazione di quella provata da chi effettivamente era lì. È chiaro che il problema sta tutto nella sottovalutazione dello strato di rappresentazione, di come le rappresentazioni incidano sulle esperienze ricevute. Qui si pretende di tagliare la testa al toro, eliminiamo tutto quello che ci sta in mezzo tra l'evento e noi adesso, e tutte le fasi anche della testimonianza che vanno dall'evento all'esperienza dell'evento, al ricordo dell'evento, alla sua rimemorazione e la sua testimonianza, e da lì i discorsi successivi. Tutto questo bisogna far finta che non ci sia, perché lo scopo è di poter teletrasportare direttamente le persone in quel passato traumatico, secondo l'idea assolutamente da dimostrare che con ciò poi ci si garantisca un futuro migliore, più tollerante. Questo è un modo per inquadrare il problema. Grazie Valentina. Allora, Paul Körner per l'ultimo intervento del secondo giro di tavolo.
Sì, molto brevemente, perché vedo che ci sono alcuni che vogliono fare interventi, domande. Una domanda molto quasi tecnica, che riguarda il monopolio della verità, diciamo, o il modo di comunicare, comunicare quello che in certi momenti noi crediamo di essere una verità incontestabile, il never again, che tu dici a un certo punto questo apre la strada, cioè questo in fondo è un discorso totalitario, che apre la strada a un discorso opposto che pretende di avere la stessa autorità. Ora è chiaro che non vogliamo una soluzione polacca alla situazione della verità storica, però la linea fra una verità che non può essere contestata, never again, è un discorso autoritario, mi sembra una linea molto fine e non ho capito benissimo come si fa a evitare questa situazione. E quindi la mia domanda è che fare? Ecco. Però io non dico che è totalitario dire never again, mi sembra una buona, cioè non credo che sia possibile, ecco, non credo che sia possibile garantire mai che qualcosa non succeda mai più, però va bene porselo come obiettivo, diciamo, se significa mai più discriminazione e persecuzione nei confronti di qualsiasi minoranza e non solo quella a cui si appartiene o al gruppo a cui si appartiene. No, semmai io quello che dicevo, quello che accusavo di così, scadere in una possibile deriva autoritaria è il primato appunto della testimonianza come unico genere di discorso di per sé autorevole senza bisogno di prove o di dimostrazioni. Cioè nel momento in cui si ammette che esiste una categoria di persone, di testimoni, che in virtù del fatto di essere stati lì, aver vissuto in prima persona un'esperienza per terribile traumatica che sia, e in quanto tali hanno, diciamo, diritto all'ultima parola, ma non ovviamente hanno diritto all'ultima parola nel raccontare la propria esperienza e il proprio ricordo, ma invece gli si chiede con un eccesso di richiesta simbolica, insomma, un peso eccessivo simbolico che gli si mette sulle spalle, gli si chiede di fornire la migliore e unica ricostruzione possibile di come sono andate veramente le cose, ovvero metti sullo stesso tavolo il testimone e lo storico, l'ultima parola è quella del testimone e non dello storico, perché solo il testimone era lì e sapeva e sa come ci si sentiva. Quindi, e poi in seconda battuta addirittura si chiede ai testimoni di avere così delle doti di prevedere il futuro, di spiegare come bisogna affrontare le situazioni problematiche di adesso, in virtù di questa di questo potere carismatico che loro non desiderano. Al primo Levi, citava prima Caffas, non lo voleva, per esempio, non era quello che, però siamo noi che gli chiediamo di svolgere questo compito in più. Ora, io penso che nel momento in cui si ammette che esiste una categoria di persone che non hanno, la cui parola non deve essere sottoposta ai filtri soliti con cui noi valutiamo e soppesiamo la credibilità delle parole di chi che sia, e cioè è dimostrabile, non è che noi sempre chiediamo prove e dimostrazioni per quello che tutti dicono, però insomma, se avessi bisogno di prove e dimostrazioni potrei ottenerle, c'è modo di contestare questa ricostruzione, a chi spetta l'ultima parola, e peggio ancora quando subentrano i guardiani, intesi in senso deteriore, che pretendono di parlare al posto delle vittime, dei testimoni, pretendono di ereditare la stessa intoccabilità dei testimoni, e quindi a loro spetta l'ultima parola e decidono anche chi può parlare, chi non può parlare, come può parlare, e quali paragoni per esempio può fare, quali no, e via discorrendo.
chiaro che la direzione è quella del discorso autoritario, ed è un metodo dell'autorità per fissare le credenze, per dirla con il filosofo che semiologo che è Peirce, a cui mi rifaccio quando parlo in questa accezione di autoritarismo. Ecco, e l'autoritarismo, per come lo intendo io, è qualcuno ha più diritto di altri di dire cosa è vero, ma non perché lo può dimostrare o perché può argomentarlo meglio, ma perché è lui o lei che lo sta dicendo. Secondo me è un principio che non bisogna far passare mai per nessuno, anche quando le persone che parlano dicono esattamente quello che pensiamo noi. Cioè, questo è quello che intendo. Non so se ho risposto alla domanda di Polo della verità, però appunto, non è su Never Again che devo darci. No, grazie, grazie molto. Grazie. Allora, con questo abbiamo esaurito i due giri di tavolo. È già un'ora e mezzo di conversazione, direi molto ricca. C'era una persona che nella chat ha chiesto se è possibile di fare una domanda, Giuseppe Ferraro, e penso che possiamo prenderci ancora qualche minuto e chiedere a Valentina un attimo appunto di interloquire anche con questo partecipante all'incontro. Prego. Sarò brevissimo, buonasera. Prima il professore Corne diceva un libro del genere a monte anche un po' di coraggio, e credo che di coraggio ce ne voglia, perché poi all'interno delle istituzioni dove le giornate della memoria vengono praticate non sempre è facile decodificare un messaggio come quello di stasera. Quindi mi chiedevo se a monte il problema delle politiche della memoria, che ce ne sono anche alcune che producono degli effetti per quanto riguarda la conoscenza storica e la cittadinanza abbastanza positivi, sia un po' a monte relativo alla formazione, ovvero il terreno della storia è saccheggiato un po' da tutti, da qualsiasi agenzia culturale, e poi la formazione dei docenti di storia non sempre, che viene data all'università, sembra essere funzionale poi al docente nelle scuole per saper gestire alcuni contenuti. Quindi il tutto diventa poi molto complicato ricondurre la situazione alle ragioni della storia. Esiste una storiografia ormai abbastanza larga, contesti come questo, che danno una lettura critica, che sono le cose che poi si chiedono alle scuole come competenza in uscita, però noi vediamo che proprio nei luoghi dove si chiede un pensiero critico, eccetera, hanno una certa egemonia, una serie di iniziative che uniscono l'Olocausto, i morti per la Spagnola, i morti per Covid. Quindi secondo me bisogna un po' puntare anche su una formazione, ovvero nelle scuole chi insegna storia deve avere un retroterra, un pensare storicamente, altrimenti poi si fanno danni molto complicati. Quindi secondo me, e non so se la professoressa Pisanti è d'accordo, c'è la necessità che ci sia un dialogo davvero tra ricerca e didattica, non solo sulla carta, perché altrimenti il problema non si riesce ad arginare. Sono stato lungo forse, ma buona serata. Grazie. No, grazie. No, era uno degli argomenti che non abbiamo fatto tempo veramente ad affrontare, ed era qui che mi interessava sentir più voi, perché chiaramente chi ha esperienza diretta con gli studenti, con i ragazzi a scuola, avrà molto di più da dire rispetto a quanto non ne possa avere io. Però certo, a me incuriosiva anche interloquire con voi, magari lo facciamo in un'altra occasione, anche per capire quali potrebbero essere le proposte alternative di modi di trattare questi argomenti. Io per esempio, a me verrebbe astrattamente da dire che una cosa che a me piacerebbe che ci fosse negli studenti, anche quelli che poi mi arrivano all'università, è una maggiore dimestichezza col documento in quanto qualcosa di altro da sé che si può interpretare in vari modi, la capacità di riconoscere la differenza tra l'evento vissuto e l'evento raccontato, e tutti, insomma, sapere anche inquadrare, contestualizzare, interpretare, guardare oltre alla traccia che è costituita dal documento. Ci sono, so che ci sono dei docenti anche di scuola che stanno facendo
immagino ce ne siano tantissimi che fanno dei lavori, degli esperimenti molto interessanti con gli studenti in questo senso. Quella famosa occasione di cui parlavi Marta, l'Istituto Parri, la cosa del 2019, mi ricordo che c'era Gianluca Gabrielli che nel suo workshop avevo seguito con estremo interesse, aveva fatto delle proposte che trovavo intelligentissime su come lavorare con gli studenti a partire dai documenti. Quindi secondo me su queste cose qui si potrebbe davvero mettere insieme le intelligenze e scambiare esperienze didattiche o riflessioni a partire da. Grazie Valentina. Dunque, allora, l'ora sono già le 19:15, quindi siamo abbondantemente oltre, quasi a 2 ore di conversazione. Credo sia stato davvero un pomeriggio estremamente ricco e denso di contenuti. Direi che ci possiamo avviare verso la conclusione. Io mi limito a ringraziare Valentina Pisanti per essere stata con noi, a ringraziare Orsetta, Marta e Paul Corner per aver interloquito con lei e anche gli altri che hanno posto delle domande. Io mi fermo qui e lascio la parola al direttore dell'Istituto Matteo Mazzoni per una comunicazione e poi al presidente per chiudere il nostro pomeriggio. Grazie. Grazie, volevo innanzitutto anch'io ringraziare tutti perché sono state davvero 2 ore di dense e quindi rare e stimolanti e interessanti. Credo che tutto questo si leghi e tutti i temi che abbiamo trattato alla grande questione della crisi della storia e del sapere storico, che poi è in chiaroscuro emerso già in questo e di cui penso parleremo molto nel prossimo seminario, appunto come diceva il Presidente all'inizio, la volontà dell'Istituto è quella di organizzare una serie, speriamo quanti, di interventi di questo tipo, proprio perché la tematica è estremamente complessa e va vista da più punti di vista. Il 7 giugno terremo un seminario analogo con Adriano Prosperi su questo tempo senza storia che ci caratterizza. Io credo che storia e memoria debbano andare insieme nella consapevolezza della loro differenza. In un tempo in cui entrambe paiono gravemente in crisi per motivazioni diverse, inizia a essere un tempo complicato. Io credo lo si debba fare, e mi riallaccio a quello che diceva Ugo Kaffaz, tanto più qui in Toscana, dove questa regione ha davvero fatto dei lavori e delle politiche meritorie con il mondo della scuola, che non esclude il fatto che oggi, dopo 20 anni, ci si debba interrogare, si debba fare dei bilanci e si debba affrontare noi per primi queste criticità, perché è maturità riuscire a andare avanti, quindi sulla base delle esperienze positive che ci sono, delle criticità che ci sono, basta guardarsi intorno anche nelle nostre scuole, credo che contributi come quello della professoressa Pisanti, che ringrazio per questo volume che è uno stimolo a chiunque si confronta quotidianamente con la scuola e con la società su questi temi, a partire da queste sollecitazioni e queste riflessioni si debba come istituto, come soggetti che operano su questi temi, lavorare ancora di più e consapevoli della necessità di un'autocritica e di una critica. D'altra parte il metodo storico è un metodo critico e forse aiuta a pensare criticamente, forse per questo oggi è tanto in crisi, ma di questo parleremo la prossima volta. Grazie, grazie a tutti. Grazie, grazie mille a tutti, davvero.